Siamo a Belluno, in Veneto, una città incorniciata dal Fiume Piave e dalle Dolomiti, ma anche penultima tappa del Giro d'Italia. E sarà una tappa difficile, forse, perché bisogna scalare la Marmolada. Ce la farò, vediamo. Mi chiamo Olivier, sono belga, amo la bicicletta, viaggiare e l'Italia. Così quest'anno ho deciso di seguire le tappe del Giro per scoprire il bel paese. On y va! Belluno fu fondata come municipium romano nel primo secolo avanti Cristo, alla confluenza del torrente Ardo e del fiume Piave. Il territorio comunale fa parte sia del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, sia del Patrimonio dell'Umanità delle Dolomiti UNESCO. Forse anche per questo, nell'arco degli anni 2000, Belluno si è spesso classificata al primo posto tra tutti i capoluoghi italiani per l'attenzione alla sostenibilità dell'ecosistema urbano. Ciao! Ciao! Io sono Olivier. Piacere di conoscerti, benvenuto. Grazie. Guarda, io arrivo da Belluno. Sto andando alla Marmolada, che mi aspetta una salita, però ho visto che qui c'è qualcosa di speciale. Che cos'è? Sei nel distretto dell'Occhiareria. Come mai? In mezzo alle montagne. La nascita del distretto dell'Occhiareria risale al dopoguerra, dove proprio in queste vallate piccole aziende artigianali a conduzione familiare hanno iniziato a lavorare gli occhiali da vista. E poco per volta, dopo 70 anni, qui trovi dei colossi di aziende multinazionali che sono un vanto dell'Italia, del Made in Italy, delle eccellenze che sono conosciute in tutto il mondo attraverso grandi marchi e grandi griff. Un apparato produttivo di 1000 imprese e quasi 20.000 lavoratori che produce 80 milioni di paia di occhiali all'anno. E l'Italia è il primo produttore mondiale. A livello sostenibilità avete qualcosa, delle materie particolari che usate o...? Beh, per forza, guarda dove siamo. Siamo nel Parco Nazionale delle Dolomiti, patrimonio dell'UNESCO, e per cui fare coesistere aziende come questa, con questa fantastica natura che ci circonda, è un valore fondante che ha permesso a questa comunità di accogliere l'azienda e all'azienda di abbracciare questo patrimonio che abbiamo intorno a noi. Nel 2018 abbiamo avuto una tempesta a carattere di uragano chiamata Vaia e ha abbattuto centinaia di ettari di bosco. Però anche in questo caso abbiamo cercato di accelerare il ripristino ripiantando specie autoctone che altrimenti sarebbero andati persi. Ma di tutti gli alberi abbandonati avete fatto qualcosa? Abbiamo cercato di recuperarli per generare energia pulita, alimentare questa fabbrica e il fabbisogno energetico del paese attraverso una centrale a biomasse che utilizza il legno tritato per generare corrente assieme alla società distributrice. Federico, ti ringrazio per le spiegazioni e mi aspetta una bella salita. La Belluno Marmolada, con il passo San Pellegrino, il Pordoi, la cima Copi oltre i 2200 metri e l'arrivo alla cima del Fedaia, è considerata la tappa regina del Giro d'Italia, la salita che più volte ha sconvolto la storia della Corsa Rosa. La Marmolada, al confine tra Trento e Belluno, è la regina delle Dolomiti, di cui ospita anche il più grande ghiacciaio. Da sempre universalmente riconosciute come le montagne più belle del mondo, dal 2009 sono patrimonio naturale dell'umanità dell'UNESCO per la bellezza del paesaggio e l'importanza scientifica delle caratteristiche geologiche. Fa parte del progetto In bici sulle dighe di Enel Green Power. Il progetto nasce per raccontare le dighe, la loro struttura, i percorsi per raggiungerle, gli scenari naturalistici più suggestivi, il legame con il territorio e le attività da poter praticare nei dintorni.
nella prossima puntata, l'Arena di Verona e l'arrivo del Giro d'Italia.